Presidente Chiampalino, abbiamo detto non ci sono stati danni a persone, cosa assolutamente importante, né danni a edifici e abitazioni. Significativi. Però le parole del sindaco di Locarno, del sindaco di Riboldone pesano comunque. Questo incendio si sarebbe potuto spegnere qualche ora dopo l'inizio di 7 giorni fa, di domenica scorsa. E lo stesso Mattia dice è difficile spiegarlo alle persone. Sì, posso capire, però lo stesso discorso potrebbero fare quelli del comune di De Monte, dei comuni di Casteldelfino, dei comuni di Monpantero, eccetera, eccetera, perché noi abbiamo un'emergenza che dura dal 10 ottobre ed è almeno da domenica che sono scoppiati focolai tipo quello di Ribordone da molte altre parti. Quindi le necessità operative sono decise da chi conosce la situazione complessiva del territorio. All'inizio diciamo, i mezzi erano. C'è voluto qualche giorno prima che tutti i mezzi disponibili, soprattutto da parte delle forze dello Stato, fossero messi a disposizione. Noi abbiamo dato il via libera illimitato all'utilizzo del budget per l'utilizzo degli elicotteri che dipendono dalla Regione, che sono pagati dalla Regione. Adesso stanno arrivando 2 altri Canadair per intervenire nelle parti più impervie, soprattutto quelle del parco. Io credo che intanto la cosa fondamentale è che grazie ai volontari, ai BIA, ai vigili del fuoco e a tutti gli altri volontari e anche ai cittadini che hanno dato una mano, la situazione delle case bisogna prima di tutto è stata preservata e bisogna che continui a essere preservata. E poi con l'ausilio dei Canadair che mi auguro sia deciso che vengano mandati qua, se le situazioni dalle altre parti lo consentono, possono affrontare il rischio per il parco. Però io una cosa la voglio dire con chiarezza, proprio perché la situazione è quella che ho detto, l'utilizzo dei mezzi lo devono decidere coloro che hanno la responsabilità operativa, perché se la decide Sergio Chiampalino, lo dico in inglese, fa cazzare, è chiaro? Un'ultima cosa, lei prima ha detto se l'invio di un mezzo lo decise il presidente Chiampalino rischia di fare una cosa che non va, se invece lo decidono le persone competenti e c'è il rischio che funzioni meglio la macchina. Avere fiducia, questo è il messaggio. Ma guardi, io parto da un fatto, non da un atto di fede ma da un fatto, cioè quello, come abbiamo detto fino adesso, per fortuna ma anche per abnegazione, impegno e competenza, non abbiamo avuto danni alle persone. Chi ha rischiato di più sono stati i volontari dell'AIB nel Pinerolese, non abbiamo avuto danni significativi ad abitazioni vissute, significativi, qualche danno c'è stato, infrastrutture, e per cui dico, se chi ha gestito fino adesso la macchina ha ottenuto questi risultati, perché sono stati giorni difficili, anche lo scorso venerdì e giovedì sono stati giorni difficili, se ha ottenuto fino adesso questi risultati, io gli do fiducia che riescano ad affrontare anche questa ulteriore fase dell'emergenza.